Quest'anno a Didacta Puglia Indire affronta un tema molto delicato, che è quello dell'intelligenza artificiale nelle piccole scuole. Voi sapete che il nostro istituto lavora da tantissimi anni sul contesto non standard delle piccole scuole e, vista la pervasività che ha acquisito la tecnologia AI nell'ambito dell'educazione, ci siamo chiesti già da un po' di tempo quale potesse essere un uso di queste tecnologie in grado di rispondere ai bisogni di questi territori. Sappiamo anche che la tecnologia AI è oggetto del nuovo piano digitale della comunità europea, quindi è importante che il nostro istituto possa indirizzare la comunità europea a lavorare meglio anche nei territori delle aree interne, delle montagne e delle isole. E come abbiamo lavorato? Lungo quest'anno abbiamo intercettato quelli che erano anche a livello internazionale gli usi possibili dell'intelligenza artificiale nei contesti delle piccole scuole e poi li abbiamo validati con un team di esperti di tutto il mondo che si occupano proprio di lavorare in questi contesti. Abbiamo fatto emergere quattro grandi temi: il tema della rivitalizzazione dei processi di insegnamento e di apprendimento con il confronto tra le aree urbane e quelle non urbane, i processi di sviluppo professionale dei docenti. Voi sapete che in questi contesti ci troviamo ad affrontare una situazione che è la dispersione formativa dei nostri docenti è un rischio, quindi una messa a rischio della continuità educativa, della continuità scolastica. Quindi interroghiamoci su come l'intelligenza artificiale possa sostenere la continuità e possa anche sostenere un lavoro di potenziamento, di differenziazione didattica in quei contesti dove vi sono anche delle classi eterogenee. Ancora, utilizzare l'intelligenza artificiale per predisporre dei modelli previsionali. Sono aree anche fortemente a rischio, sono aree di povertà educativa e quindi spesso i nostri studenti abbandonano, escono dal percorso scolastico ed è difficile poi recuperarli e reinserirli per un loro sviluppo, una loro valorizzazione anche nell'ambito della formazione e dell'inserimento lavorativo. E quindi utilizzare l'intelligenza artificiale per prevedere e quindi intervenire prima che il problema si realizzi davvero e poi si verifichi davvero. E poi ancora l'intelligenza artificiale a supporto delle situazioni a rischio ambientale. Sapete che nel nostro caso ci troviamo anche a lavorare in territori a cratere, ad esempio, dove la scuola non esiste o comunque è stata messa a rischio da terremoti, e quindi anche lì provare a sostenere una migliore gestione dei servizi. Pensiamo per esempio ai servizi dello scuolabus, quando la scuola magari insiste in più comuni o su più territori limitrofi. Questo ci ha permesso di definire questi scenari. Oggi abbiamo portato a Didacta Puglia una metodologia innovativa di lavoro e di design di futuro con le nostre scuole, con la collaborazione del CNR e dell'ITD, con il nostro collaboratore, primo ricercatore Emanuele Gentile. Quindi abbiamo provato a far lavorare i docenti sperimentando una metodologia che li portava a definire i problemi e quindi a convergere su alcuni problemi fondamentali e poi con alcune card tecnologiche comprendere se esiste già una o più tecnologie sostenute dall'AI in grado di supportare questi problemi, oppure con una carta invenzione provare a definire una nuova tecnologia che ancora non esiste. Questo orienterà il nostro istituto negli sviluppi che possono rispondere al meglio ai bisogni di questi territori. Nel workshop di oggi abbiamo lavorato insieme ai partecipanti attraverso la metodologia del design thinking, una metodologia che ci permette di seguire un processo di pensiero divergente e convergente che, secondo il modello della D-School della Stanford University, è diviso in 5 fasi. Ci siamo concentrati principalmente sulla prima parte di questo processo e abbiamo coinvolto i docenti nel immaginare quelli che sono degli scenari futuri. Abbiamo deciso di chiedere direttamente ai docenti quali sono i problemi che loro vivono nella loro quotidianità, nelle realtà della piccola scuola, e abbiamo usato uno strumento che si chiama Story Share and Capture, preso da quella che è il Design Thinking Bootleg della Stanford University, nel quale hanno delineato quello che è un contesto da cui partire per definire una domanda how might we, quindi come potremmo, ad esempio come potremmo gestire meglio gruppi eterogenei in un contesto di pluriclasse. Con il supporto poi dell'ITD, CNR e del primo ricercatore Emanuele Gentile ci siamo concentrate su quelle che sono delle carte tecnologia sviluppate da loro, che hanno guidato il pensiero per andare a immaginare quello che è uno scenario futuro in cui questa tecnologia cerca di dare una soluzione al problema di partenza.